di aver scelto Padre Pio TV alle 10:45 minuti, anzi è 40 secondi in questo istante eccoci in una giornata in cui la ricchezza degli argomenti ci porta alla ricchezza della vita, perché eh, oggi abbiamo in scaletta una figura grandiosa, meravigliosa, francescana, quella di Santa Veronica Giuliani. E abbiamo anche il calcio, con il quindicesimo anniversario della vittoria dell'Italia. Al mondiale di calcio, ma abbiamo anche da ricordare perché oggi la Chiesa l'accompagna in questo ultimo passaggio: la morte di Raffaella Carrà, il funerale comincerà alle 12. E comunque, appunto, essere dentro l'esistenza per noi tutti significa questo: vita, morte e. Miracoli, forse è un'espressione davvero eh, significativa e bella, la vogliamo fare nostra, ma soprattutto significa anche scoprire quanta vita scorre nei luoghi di San Pio e come sapete noi possiamo farlo quotidianamente grazie ai collegamenti dai luoghi di San Pio, in particolare c'è Maria Antonia che ci aspetta nello spazio meraviglioso intitolato a Giovanni Paolo II, ovvero la chiesa a cielo aperto di San Pio. A te Maria. Eccoci qua Maria Pia, buongiorno, buongiorno a te, a tutto lo studio, a chi è in regia e come sempre... A tutti i telespettatori che ci seguono, abbiamo tante cose oggi di cui parlare, lo ricordavi tu? Abbiamo, come sempre, i collegamenti da questi luoghi speciali. Oggi eh, qui dal sagrato della Chiesa a cielo aperto, con questa giornata di sole meravigliosa, alle mie spalle, vedete uno scorcio molto significativo ma oggi vi faremo scoprire anche un luogo inedito o meglio ne abbiamo sempre eh, parlato ci stanno accompagnando in questi eh, collegamenti eh, le guide dell'ufficio pellegrinaggi allora oggi proveremo ad entrare proprio dentro l'ufficio pellegrinaggi per farvi capire un po' eh, che cosa succede, come funziona quella che può essere definita un po' la centrale operativa dei pellegrinaggi qui a San Giovanni Rotondo e come sempre poi vi daremo anche delle notizie, delle informazioni utili per organizzare al meglio i vostri pellegrinaggi, però ci faceva eh, piacere anche incontrare eh, chi appunto eh, quotidianamente manda avanti questo ufficio che davvero è una presenza preziosa che è proprio qui sul sagrato all'ingresso proprio del sagrato della chiesa di San Pio. Quindi mi raccomando rimanete lì perché oggi abbiamo questo luogo in più da scoprire. Grazie Maria Antonia, vedo che Frate Vento non ci ha ancora abbandonato, questa notte abbiamo avuto tanto vento, tutti avevamo le finestre spalancate a casa, più o meno credo. E il caldo c'è ancora, ma grazie a Dio l'umidità scarsa e vedo che assenti, quindi vuol dire che mi stai ancora ascoltando Maria Antonia. Come ti sembra questo Frate Sole sì, con esattamente. Frate Vento? <ride> Allora diciamo che Frate Sole uh, per me potrebbe esserci... Tutti i giorni dell'anno, l'estate è assolutamente una stagione meravigliosa perché appunto, poi io sono una che non soffre il caldo, quindi insomma non eh, soffro le alte temperature, però il vento, come giustamente ricordavi tu, certamente qui a San Giovanni Rotondo è una uh, presenza, possiamo dire, uh, costante. Uh, tanti nel raccontare uh, le cose belle di questo uh, paese uh, elencano anche appunto il clima proprio per questo vento che non, non fa mai mancare eh, diciamo, ehm, questo refrigerio anche dalle giornate più calde. Eh, San Giovanni Rotondo appunto è caratterizzata proprio per questo. Lavoria la chiamano in dialetto e eh, quindi noi insomma siamo tutti abituati e anche affezionati a questo eh, vento che ci accompagna sempre. Piacevole. Grazie, grazie di questa chicca che rilancio subito a tutti i telespettatori, c'è bisogno di ripetere, è capitato anche a me lì per lì perché avevo confuso un po', non c'entra nulla la boria. Espressione che significa uh, motivo di orgoglio, peraltro non neanche giustificato e di cattivo gusto, sorella Voria è il nome che a San Giovanni Rotondo si dà a questo bel venticello che io apprezzo tantissimo perché purtroppo, uh, e qui chiudiamo le nostre sensazioni personali, soffro un po' più il caldo rispetto alla collega. Meteorologiche, <ride> esatto. <ride> Grazie Maria Antonia, adesso ti aspetta l'ufficio. Maria Pia, Io, eh, ti restituisco la linea. Ci vediamo dopo, esatto. Grazie, grazie. E adesso invece ci spostiamo perché certo andiamo nel cuore dell'Italia francescana, eh, parlare di Santa Veronica Giuliani significa anche parlare di Umbria e di Marchia, città di Castello e sto citando in particolare un'udienza di Papa Benedetto XVI, la trovate ovviamente eh, sul, su tutto quello che è il portale vatican.va e anche eh, con facilità. In altri siti, perché anche Papa Benedetto XVI si è occupato di questa santa in un ciclo di catechesi su tanti personaggi del Medioevo e vi dicevo, scrisse, sottolineò che città di castello è stato il luogo dove visse più a lungo e morì questa santa francescana. Nata però nelle Marche, nella diocesi di Urbino, eh, nel 1660 era l'ultima di sette sorelle, altre tre abbracceranno la vita monastica. Le viene dato il nome di Orsola, quindi è solo dopo la sua scelta definitiva che arriva questo nome significativo che come sapete significa vera Immagine e le immagini che noi stiamo vedendo fanno riferimento proprio qui a San Giovanni Rotondo, alla prima delle chiese. Eh, che eh, noi visitiamo e che noi conosciamo come eh, il santuario Santa Maria delle Grazie. Infatti proprio qui c'è anche una lunetta e uno spazio di un affresco che eh, diciamo artisticamente è molto semplice ma è altamente significativo proprio perché vicino c'è la grande croce eh, dalla quale... Partì materialmente il messaggio di Cristo per stampare sulle mani e, sulle e sui piedi di Padre Pio le stimmate. Così è accaduto anche a Santa Veronica, ricevette le stimmate. Ma andiamo un po' più indietro. Aveva emesso la solenne professione religiosa a 18 anni, quindi eravamo ancora nel XVII secolo. Poi la sua vita sarà abbastanza lunga per l'epoca, perché morirà ehm, negli anni XX del XVIII secolo. Una donna che subito sceglie che il cammino di imitazione di Cristo significa anzitutto accettare penitenze e sofferenze. Una donna, già lo accennavo prima, che è voluta entrare in un monastero di clarisse e cappuccine. Quindi, per questo dalle colline dolci di Mercatello sul Metauro. Si sposta a città di castello, quindi uno spostamento non eccessivo ovviamente per noi oggi, tanti vanno a visitare i luoghi di Santa Veronica Giuliani in uno stesso weekend proprio perché la provincia di Perugia non è lontano tra l'altro ormai da decenni anche ben collegato come territorio sia pur essendo nel cuore comunque dell'Appennino, Umbro Marchigiano e dunque Veronica rimane poi a città di Castello e riceve tanti segni che Gesù corrisponde a questo suo amore per la passione. E la sua morte arriva nel 1727, dopo una dolorosissima agonia di 33 giorni, che culmina in una gioia profonda. Conosciamo, come ha ricordato Papa Benedetto XVI in questa catechesi. Conosciamo bene le sue ultime parole che furono Ho trovato l'amore, l'amore si è lasciato vedere, questa è la causa del mio patire, ditelo a tutte, ditelo a tutte. Era il 9 luglio 1727, aveva 67 anni, 50 dei quali trascorsi appunto nel monastero delle Clarisse di Città di Castello, Clarisse Cappuccini. Viene proclamata santa il 26 maggio di un secolo dopo circa 1839, era pontefice allora Gregorio XVI. Ci sono tantissimi scritti meravigliosi per conoscere meglio questa donna, la fonte principale è il suo diario, 22.000 pagine manoscritte. E adesso invece noi vogliamo ritornare anche eh, a chi il nostro Sampio lo conosce anche dal basso, come possiamo dire, nel senso che eh, quando si incontrano, si incrociano. Queste eh, situazioni speciali, queste grazie enormi che vengono date ai santi nei secoli e che naturalmente anche Padre Pio ha rilanciato in qualche modo con la sua esistenza ci sembra uh, di restare a bocca aperta oltre che ringraziare il Signore, ma quando sentiamo che ci sono storie, testimonianze su Padre Pio appunto nelle vite delle persone che ancora sono qui in mezzo a noi e che noi conosciamo, in qualche modo è come se l'altra faccia della medaglia andasse a saldarsi a questa luce di grande santità che oggi vediamo in maniera particolarmente meravigliosa. Infatti è il momento di ascoltare la testimonianza di una persona che porta il cognome di Lotti e questo già significa appunto che siamo in un ambito di vita vissuta di Padre Pio e vita che ha eh, scelto dei collaboratori eh, per tutta la loro esistenza, per eh, seguire la parola di Dio e il Vangelo. Corrado Lotti, questa volta, in un'intervista realizzata da Paola Russo qui nei nostri studi, lo ascoltiamo raccontare qualcosa a partire da un libro scritto da suo padre, che, come sapete, ha seguito l'esempio e le parole di padre Pio, anche facendo una ricca famiglia numerosa, ricca di figli, di nipoti, di pronipoti. E approfittiamo naturalmente per salutare padre Luciano Lotti, che spesso eh, possiamo, grazie a Dio, ascoltare non solo nelle sue testimonianze, ma anche nella sua sapiente catechesi. E intanto siamo arrivati e siamo già pronti, appunto, per ascoltare Corrado Lotti. Mia nonna era proprio una, un braccio di Padre Marella. Quindi questo avvicinarsi a Carolina Giovannini è stato un po' una crescita e una conoscenza della figura di Padre Pio. Quindi attraverso questa donna tua nonna ha conosciuto la figura di Padre è. Pio. È la prima volta che è venuta a San Giovanni allora, Rotondo? Fino al 1934 non era mai venuta a San Giovanni Rotondo. Poi ebbe un. Possiamo chiamare un fenomeno mistico, questi momenti di abbandono, mentre era in preghiera davanti a Santa Rita nella chiesa di San Giacomo, ebbe un momento come di abbandono in cui ebbe questa chiamiamola col suo nome, questa visione della Chiesa interna di Santa Maria delle Grazie, quella piccolina, quella antica, in cui c'era questo frate che la chiamava, frate che lui, lei ancora non aveva incontrato. Quando qualche mese dopo la Carolina Giovannini che organizzava già i primi viaggi a San Giovanni Rotondo, la invitò, lei si trovò in confessionale davanti a Padre Pio e Padre Pio le disse, io e te ci conosciamo, ma non ne parlare con nessuno perché sia io che te potremmo montare in superbia. Così è nata anche per mia nonna questa, proprio questa scuola spirituale vicina, ravvicinata con Padre Pio, continuata. Immaginate un piccolo borgo come San Giovanni Rotondo, è una chiesa che era fuori dell'ultima periferia di questo borgo, esatto, proprio in mezzo ai monti. Distante, distante. paese e chiesa. Paese e chiesa, era proprio una sorta di avventura, anche viaggiare non erano certo le 6-7 ore di adesso, insomma, erano delle esatto. avventure. E, mm. Però queste persone avevano uno spirito indomito e un coraggio che probabilmente noi oggi non abbiamo più, o forse... Avevano un'abitudine, una, un una vita forse più severa, che richiedeva più energie. Perché vedo che con, con che coraggio sceglievano di lasciare una città che tutto sommato aveva le sue sicurezze, le sue comodità, e venire a trasferirsi dove mancava il minimo dal riscaldamento esatto. all'acqua. E, e, e come quindi, è successo per i tuoi genitori? Come che è successo hanno successivamente Bologna. per mm -hmm. i miei genitori. È tutto stato, diciamo attivato come per tante altre anime dalla chiamata e dalla questa insopprimibile esigenza dello spirito che pare più accendeva in queste anime proprio un'insopprimibile esigenza perché di fronte a questo io vedo che abbandonavano qualsiasi perplessità qualsiasi dubbio qualsiasi necessità anche di senso di sicurezza e riuscivano a fare questo salto è sempre splendido sentir raccontare queste vicende in cui si torna indietro di generazioni. E noi abbiamo avuto anche la grazia di conoscerlo, Francesco Lotti, il papà eh, di Corrado, che eh, avete appena ascoltato in questo stralcio di una bella intervista. Ma adesso cambiamo argomento, ritorniamo a 15 anni fa, andiamo a Berlino, all idealmente all'Olympia Stadium, perché è lì che la nostra nazionale si è fatta valere contro la Francia, quindi pensate, era proprio un classico, come dire, che sembra un europeo a Berlino, Italia e Francia, invece era un mondiale. La partita con eh, Marcello Lippi in panchina come allenatore, Fabio Cannavaro come eh, capitano terminò 5-3. Dunque di nuovo, gli azzurri, e ci fu la famosa frase: Il cielo è azzurro sopra Berlino, come citazione anche omaggio cinematografico di un'opera di Wim Wenders. E la coppa di nuovo viene alzata per la quarta volta. 1934, 1938, poi 1982, dove appunto la finale a ah, questa icona di Tardelli che grida, eh, almeno personalmente ma anche per tanti altri, quella partita. Ed era luglio naturalmente, ma non il 9, credo che fosse il 12, ma dovrei controllare. Comunque quello che è certo è che noi siamo a ridosso da un'altra finale che, in cui ci aspettiamo ovviamente incrociando le dita che il cielo si tinga d'azzurro e, e la finale di domenica dunque ritornerà a presentare ma qui siamo agli europei non ai mondiali un'atmosfera eh, in cui coloro che hanno inventato il gioco del calcio tentano di ritornare protagonisti Italia-Inghilterra ma l'Inghilterra ha vinto solamente eh, un titolo nel 1966. Insomma, li guardiamo un po' dall'alto dal punto di vista delle coppe. La Coppa del Mondo, tra l'altro, è passata anche attraverso San Giovanni Rotondo l'anno dopo l'ultima nostra vittoria, 2007. Ma intanto, è vero, è un po' tardi, quindi la linea va subito alla regia. Alle 11.04 state seguendo Tempo d'estate, Tempio d'estate e soprattutto state per scoprire qualcosa di nuovo eh, di coloro che eh, vi accolgono come pellegrini. Infatti c'è Maria Antonia di Maggio con Carlos Sciarra dall'interno di questo bell'ufficio in cui si vede subito una statua di San Pio. A te Maria Antonia. Esatto, Maria Pia, eccoci qui come promesso all'interno dell'ufficio pellegrinaggi, questa volta siamo venuti noi a casa eh, loro perché ci sembra giusto anche far eh, vedere come fisicamente proprio l'ufficio è organizzato. È tornato a trovarci il nostro compagno di viaggio Carlos. Buongiorno Carlos, bentrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti questa incursione anche un po' per uh, farvi capire poi praticamente che cosa fa l'ufficio pellegrinaggio, allora l'abbiamo ricordato innanzitutto è proprio collocato qui all'ingresso del, uh, della chiesa di San Pio sul sagrato appunto della chiesa di uh, San Pio, mentre aspettavamo la linea uh, già tanti pellegrini che entravano qui per chiedere uh, informazioni quindi lo, lo ricordiamo uh, sempre è davvero una presenza importante poi insomma è, è una scuola e ci sono tante persone che, che ci lavorano. Sì, sì, Maria Antonia, siamo 16, 16, quindi una squadra ben numerosa, eh, anche se a volte insufficiente per gestire, insomma, tutto quello che poi eh, sono le richieste del santuario. Come ha avuto modo di dire, l'ufficio Pellegrinaggi funge non soltanto da. Eh, servizio ai pellegrini, ma anche una sorta proprio di, di segreteria di tutte quelle che sono le attività del santuario. Come dicevo, noi siamo 16, ehm, ognuno ha mh, al di là del compito generale, eh, ognuno ha delle specificità, soprattutto per uh, eh, i colleghi che parlano le lingue straniere, ma non solo, eh, tanti sono i riferimenti, per esempio, alla, a quelle che sono le attività culturali del santuario, quindi non soltanto quelle, ripeto, legate ai pellegrini, ma immaginate un santuario del genere, ehm, ci sono anche attività legate proprio al battesimo, le prime comunioni, quindi tutte quelle sono le attività della parrocchia. Noi siamo inseriti nella parrocchia San Francesco, quindi non è Propriamente il nostro santuario una parrocchia, però la parrocchia è gestita dai nostri, dai nostri frati, dai, da Padre Leone e quindi noi siamo un po' ecco, la Lonna Manus, in questo senso, eh, di Padre Leone. E questo è quello proprio il luogo dove noi siamo adesso. È il proprio il punto d'ingresso. Il pellegrino che arriva si trova proprio in questa situazione. Infatti ehm, ci sono alcuni, come vedete colleghi proprio che sono pronti ad, ad accogliere proprio uh, fisicamente i pellegrini che arrivano con le domande più svariate quindi um, niente di diverso dai non so da una hall per così dire da una reception in questo senso no? È un front, proprio, office, un front è vero office vero e proprio e vedevo è anche proprio alle nostre spalle ci sono le mappe lì forse si vedono meglio. Sì, sono eh, le mappe che noi distribuiamo ai pellegrini nelle varie lingue, almeno nelle lingue no. principali, c'è cioè l'italiano naturalmente, vedete tedesco, inglese, polacco, spagnolo, francese. Eh, naturalmente è anche la realtà ci sono anche realtà più piccole che però poi noi onestamente non riusciamo ad intercettare e quindi, però, ormai con l'inglese, il francese e lo spagnolo di solito, eh, quindi serviamo la maggior, parte della, eh, la maggior parte dei pellegrini stranieri che arrivano qui a San Giovanni Rotondo. C'è cioè la classica bacheca che. Esatto, che stavamo vedendo adesso: è la bacheca dove poi vengono affissi anche i vari, uh, le varie iniziative. Vediamo lì il programma della um, pastorale uh, giovanile e uh, vocazionale, l'anniversario che appunto sì. è stato da poco uh, celebrato nella morte di uh, Fra Daniele, il messaggio ai turisti del nostro arcivescovo eh, padre franco moscone quindi insomma la, la bacheca classica la no? bacheca classica sì eh, mh, cerchiamo di facilitare il più possibile tanti pellegrini che arrivano proprio in questo senso poi ti ripeto ci siamo noi che eh, cerchiamo di, di dare risposta a tutte le domande e di mettere un po' ordine anche nella confusione della gente che arriva perché come vi dicevo il nostro è uno spazio grande quindi tanti quando arrivano qui eh, onestamente si sentono un po' disorientati, quindi noi poi con calma quindi, indichiamo. perché e poi abbiamo la, la fortuna logisticamente di essere proprio al centro tra i due santuari, quindi. Destra-sinistra è abbastanza semplice, destra c'è il nuovo santuario, sinistra c'è il vecchio santuario. Da Vogliamo questo punto Posso ricordare qui... anche Carlos il sito dell'ufficio pellegrinaggi. i contatti, per chi magari non sa neanche dell'esistenza certo. di questo ufficio e magari sta pensando di organizzare il proprio pellegrinaggio qui a San Giovanni Rotondo? Certo, il sito è convento santuariopadrepio.it, il numero di telefono è lo 0882 417 500. Io consiglio sempre, prima di mettersi in viaggio, è bene fare una telefonata, anche perché eh, non dimentichiamolo, viviamo tempi di incertezza, quindi quello che c'è oggi eh, noi non lo possiamo garantire per il mese prossimo. Oppure quelle limitazioni che oggi ci sono potrebbero non esserci il prossimo mese. Infatti, la bacheca serve anche per dare queste indicazioni: soprattutto sugli orari di celebrazione, sui luoghi eh, di celebrazione. Perché Spesso qualcuno lo dimentica, però insomma, la, il virus esiste e colpisce ancora. Quindi, noi dobbiamo anche cercare di rendere il più mh, sicuro possibile anche tutti questi luoghi. Allora, per rimanere anche in uh, continuare ad utilizzare un linguaggio uh, legato al mondo del calcio, visto che uh, Maria sì. Pia um, ti, ti ascoltavo prima, ormai sei diventata eh. super esperta di tutte le finali, le formazioni. Eh, diciamo di tutte, che appunto, da ragazza che, ero abbastanza eh, in quelle... ma... <ride> Ti stavo dicendo, da ragazza ero abbastanza appassionata eh. per motivi di casa, di famiglia, di fratelli. Poi, insomma, però, voglio recuperare. <ride> Oh. <laughs> Esatto, vedo che stai recuperando benissimo. Allora, per rimanere in tema uh, calcistico, um, visto che abbiamo fatto questa invasione di campo qui nell'ufficio pellegrinaggi, uh, andiamo proprio anche a conoscere quello che c'è uh, dietro. No? Allora, questo è il front office, il primo, uh, è l'ingresso appunto dove vengono accolti i pellegrini per ricevere tutte le informazioni, poi ci sono i tanti uh, colleghi che lavorano uh, lì dietro le quinte. Carlos, ti chiedo di andare anticiparci Così puoi anche avvisare magari sì. uh, i ragazzi che appunto stiamo arrivando. Sì, sì venite, venite. Tanto che camminate, ecco Maria Antonia, volevo formulare una domanda. Sì. Se dopo hai tempo, così gliela fai. Sì, sì, cioè, sì. noi ti ascoltiamo. I dici pellegrini, tutto, sì. i pellegrini eh, capita mai che chiedano oltre all'aspetto di Padre Pio, oltre al sacro, cosa ci consigliate di visitare? oltre appunto a tutto il capitolo Padre okay. Pio. Farò subito questa domanda, intanto eh, salutiamo e eh, ringraziamo i ragazzi qui eh, nell'ufficio per a, averci accolto, loro sono eh, Teresa, presentaceli tu Carlos, così sì, io evito Teresa di sbagliare i nomi. La collega che si occupa più è con quello che vi dicevo, l'aspetto delle lingue, lei... È madrelingua tedesca, parla benissimo l'inglese, il francese, ormai, insomma, è un po' la nostra punta di diamante da questo punto di vista, per quanto riguarda il mondo estero. E dall'altra parte abbiamo eh, grazia che invece con Frassatisce come vedete. Sono impegnati al telefono, impegnati ecco. E eh, questa è esattamente... proprio l'attività quotidiana, impegnati al telefono a rispondere ai tanti pellegrini che magari chiedono informazioni. Sì. A proposito di questo Maria Pia prima mi eh, chiedeva eh, sì. cos'è la, la cosa che i pellegrini chiedono eh, magari di vedere più spesso o che voi suggerite di eh, visitare, qualcosa che non possono assolutamente perdersi nel loro pellegrinaggio. Beh, eh, sicuramente quello che vi dicevo, eh, il nostro compito è quello di fare ordine, perché, ehm, ripeto, naturalmente gli più affezionati di nostri telespettatori di Terrario Padre Pio hanno ben chiaro l'immagine di Padre Pio. Eh, ma altri fanno un po' di confusione anche su, sui luoghi, sulle denominazioni dei luoghi: Chiesa Nuova, Chiesa Antica, i, i luoghi di Padre Pio. Però senz'altro la domanda che, che sempre ci, si, ci viene fatta è sulle celebrazioni. E su alcuni sulla volontà vorrebbero vivere una giornata con i frati, questo è il, il loro scopo. Nel senso, però, questa non è in, una casa di accoglienza in quel senso. Cioè, I frati hanno normale una loro. È un bel vita. desiderio, questo, no? Quindi vuol dire che c'è proprio desiderio di, eh, come dire, di, di vicinanza, sì. di voglia di, di entrare proprio in comunione. Sì, sì, certo. Mm, io dico c'è sete di conoscenza. Um, quello che molti ci denunciano è che nelle proprie parrocchie anche perché i sacerdoti sono sempre di meno, è inutile volerselo nascondere, quindi non hanno tante volte la possibilità di stare dietro anche altre alle esigenze dei pellegrini. Quindi qui c'è l'idea di vedere tanti frati, dice qualcuno eh, pronto all'ascolto, naturalmente ci sarà. Eh, purtroppo non riusciamo, a, non riusciamo ad accontentare tutti. Ci piacerebbe senz'altro. Ma è difficile, è difficile perché qui il lavoro è tanto e soprattutto. Calcolate che il nostro santuario: no, noi apriamo alle, con la prima celebrazione alle 6.30 del mattino, quindi dalle 6 fino alle nostri lo sanno, fino al rosario della sera o fino alla preghiera serale. È tutto un continuo, cioè non, non chiudiamo mai, non smettiamo mai, noi loro soprattutto. Quindi diventa difficile gestire tutto. Però noi cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile. Allora, devo dire che eh, è molto bello sentire questo squillo continuo dei telefoni, no? Che danno proprio l'idea, io credo che eh, si, si possa sentire anche eh, molto da casa. Bene. Perché sono tanti telefoni che squillano continuamente. Si, si e Si sente eh, proprio eh, bene. I sì, ragazzi veramente. che appunto... Eh, Esatto, e, e devo, questa è una mia sensazione personale, immagino che ehm, magari ci sia stato un periodo in cui eh, i telefoni qui anche hanno squillato eh, poco o magari squillavano tanto perché con la chiusura e con il lockdown, però questo è molto simbolico, ehm, questo squillo, è proprio una voglia di, ehm, di entrare in contatto con questi luoghi, una richiesta di informazioni, richieste di preghiere davvero per, i, per tanti motivi più vari. Sì, sì, questo sì, noi eh, quando nel periodo del lockdown, quando siamo stati tutti insomma, relegati a casa, sì, molta gente ha avvertito proprio questa sofferenza, questa, questa impossibilità di comunicare. Eh, io ci tengo però anche a, a ribadire un concetto, questo lo dico anche ai nostri telespettatori, non siamo un centro d'ascolto però da questo punto di vista, perché tanti si vorrebbero confidare con noi anche di situazioni loro personali. Non abbiamo né la possibilità né le capacità, insomma, non, non sono argomenti che possiamo affrontare noi. Quindi li dirottiamo al convento, al convento o comunque per tante situazioni mh, si devono rivolgere al proprio parroco, quindi a persone più vicine, anche perché il telefono non sempre è lo strumento per poter uh, seguire questi casi anche un po' più particolari. Quindi sì, l'affidamento alle preghiere, questo sì, ma. Mh, No, più di questo noi non possiamo fare. Insomma, siamo... per, tutto resto, per tutto il resto, ovvero come organizzare il vostro eh, pellegrinaggio qui a San Giovanni Rotondo, cosa uh, vedere? Anche perché ormai i tempi dei pellegrinaggi si sono anche ridotti. Quindi, il insomma, è, è, è bene anche ottimizzare uh, i tempi. Quindi, per, tutti, um, per tutte queste informazioni, anche appunto lo dicevamo prima, per i sacramenti, per uh, celebrare battesimi e matrimoni, uh, l'ufficio pellegrinaggi ovviamente è qui pronto a. Uh, informarvi. Allora ricordiamo ancora una volta il sito e il numero di telefono così completiamo l'informazione di servizio. Allora eh, convento Santuario Padre Pio e il, naturalmente il sito internet. Il numero di telefono è lo 0882 417 500 però fammi dire anche che siamo tutti della stessa famiglia, quindi anche dal sito di Teleradio Padre Pio, dal nostro si raggiunge Teleradio Padre Pio, dal vostro si raggiunge certo, eh, il nostro diretto, sito è un filo no. diretto, siamo tutti della stessa famiglia. Quindi tante volte queste divisioni sono proprio per un discorso di praticità, ecco. Però allora, intendiamoci come un'unica famiglia. Esatto, e allora è bello proprio che anche i nostri telespettatori oggi abbiano eh, conosciuto un pezzo in più di questa grande eh, famiglia. Noi li lasciamo lavorare perché davvero sono super impegnati e con il nostro sottofondo magari fanno anche fatica a rispondere alle telefonate quindi ringraziamo Carlos e tutto lo staff dell'ufficio pellegrinaggi Maria Pia ridiamo a te la linea sì, anch'io ringrazio tutti per tutto quello che hanno sempre fatto anche per noi. Ero stata anch'io un anno durante la novena in preparazione della festa di San Pio proprio lì dove sei tu, Maria Antonia. Grazie di questo perfetto ancora una volta collegamento perché anche perfetto nei tempi. Perché mi ero ricavata un minuto proprio per ricordare ancora una volta l'amore di Raffaella Carrà per Padre Pio e per i confratelli di padre pio una delegazione è oggi al funerale che comincerà alle ore 12 noi naturalmente staremo seguendo la consueta celebrazione eucaristica delle 11.30 a quell'ora tra meno di 12 minuti però abbiamo il tempo adesso di farvi sentire alcune note cantate in una maniera struggente e perché ve le voglio proporre. Sì, per rivedere anche eh, questa donna che il Signore ha chiamato a sé dopo una sofferenza non breve, ma vissuta con grande esempio di dignità e professionalità, starei per dire, visto eh, di chi si tratta, a 78 anni. Ma voglio che vediamo insieme Raffaella Carrà pronunciare delle parole che sono eterne, perché sono in inglese, Amazing Grace. Ma significano grazia incredibile e quindi anche noi le possiamo condividere. Pensate che lei ha iniziato questo canto proprio a Pietrelcina. Amazing grace, how sweet that sound that saved a Like me I want fine alla regia